Oggi la Chiesa celebra la festa di Pentecoste, non è tanto il Vangelo al centro, ma la prima lettura degli Atti degli Apostoli, in cui si racconta proprio l'evento fisico della Pentecoste. E a parlarcene, come sempre, ritroviamo il nostro carissimo amico Padre Ernesto Della Corte in collegamento Skype. Buona Pasqua della settimana! Buona Pentecoste a tutti gli amici e anche a te e ai nostri tecnici. Padre Ernesto, dopo 50 giorni dalla Pasqua, finalmente nasce la Chiesa e nasce, strano ma vero, incredibile, possiamo dirlo, da un soffio. Sì, molto bello quello che hai detto anche nell'introduzione. Oggi la prima lettura è davvero, come dire, la base da cui dobbiamo partire. E anche il numero 50 che tu hai detto, perché la Pentecoste è una delle feste ebraiche che noi abbiamo come cristiani mutuato. Pentecostè significa esattamente 50 giorni. Ed è un'indicazione che noi troviamo nel libro dell'Esodo, quando al capitolo 19, nel testo ebraico, si dice alla terza luna nuova, e quindi a 49 giorni più uno, quindi Pentecostè. Il testo italiano purtroppo traduce 3 mesi dopo, ma dimentichiamo che il mese del calendario ebraico è lunare e non solare. Quindi la festa della Pentecoste è 50 giorni dopo l'uscita dall'Egitto, il Signore sul Monte Sinai convoca il suo popolo per dargli la legge, il famoso episodio. 50 giorni dopo la Pasqua noi abbiamo la Pentecoste. E Luca mette un'espressione davvero interessante proprio all'inizio, mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste. L'espressione è stata già raccontata da Luca quando al capitolo 9, versetto 51, dice: mentre stavano compiendosi i giorni della sua assunzione, egli indurì il volto, cioè si decise per andare verso Gerusalemme. Quella Gerusalemme che domenica scorsa abbiamo visto è il compimento del tragitto, è l'inizio del cammino della Chiesa. Quindi la pienezza del giorno della Pentecoste è in rapporto alla pienezza dei giorni dell'assunzione di Gesù. La Pentecoste giunge al suo compimento solo dopo che è arrivata l'assunzione o l'ascensione di Gesù. È questo l'avvenimento di domenica scorsa che preparava il momento in cui viene donato lo Spirito alla Chiesa. Gesù è salito a Gerusalemme per il mistero pasquale, è salito al Padre, si è inabissato, abbiamo detto domenica scorsa, nel mistero del Padre, e ora a Pentecoste raduna tutta la Chiesa. Bellissima l'espressione, si trovano insieme nello stesso luogo. Anche domenica scorsa abbiamo notato questo siunercomai, questo venire insieme. La Chiesa è esperienza di stare tutti insieme nello stesso luogo. L'espressione greca, epitouton, un'espressione che indica la compattezza, l'armonia delle singole parti. Ecco, questa è la Chiesa, una convocazione nell'armonia delle singole parti, una unità armoniosa. E poi quello che tu hai detto magnificamente, praticamente all'improvviso arriva una ekos, dice il testo greco, un rumore, un suono, quello che al Sinai viene chiamato kol kolot, un suono, i suoni. Esattamente questo termine che ci ricorda la voce della tromba che suona forte, dice il testo di Ebrei, la voce della teofania nel libro del Sinai, è la voce di Dio, no? E questo vento impetuoso che scende sulla Chiesa radunata. Il testo greco dice come di vento violento che porta via. Il termine indica anche il respiro vitale, quello che dicevi tu, e riempie tutta la casa. Stranamente non c'è la nube come alla trasfigurazione e come abbiamo visto domenica scorsa, ma questa volta la casa è riempita da questo soffio, da questo ekos, dallo spirito. È lo spirito che riempie tutta la casa. E appaiono lingue di fuoco, quelle lingue di fuoco che indicano la parola, che si dividono e si siedono su ciascuno di loro. È interessante queste lingue distinte ma non scisse. È come l'Eucaristia, che è l'unità perfetta di tutta la creazione, di ogni singola creatura. Quelle lingue indicano il dono della parola, come di fuoco, perché il fuoco ricorda la manifestazione del Sinai, il roveto ardente. E poi il testo italiano in verità porta
un plurale, si posarono. Il testo greco dice ekathisen, si sedette, e usa il singolare, perché lo spirito è al tempo stesso su tutti e su ognuno. Ecco perché Luca mette prima un plurale e poi un singolare. Quindi tutti furono colmati dello Spirito Santo, ognuno comincia a parlare in altre lingue, proprio perché sono colmati di Spirito Santo, ognuno secondo la propria pienezza, e parlano in altre lingue, secondo che lo Spirito dà loro la possibilità di esprimersi. Il verbo che c'è sotto in greco è molto forte, indica un solenne parlare, un parlare entusiasta, non estatico però, ma un parlare solenne. Quindi è un verbo che poi viene ripreso nel discorso che a Pentecoste fa proprio Pietro nel capitolo 2, e sarà usato anche da Paolo quando parlerà di fronte al procuratore Festo. E in chi ci sono in quella festività? Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. E questa eco fa rimanere turbata la folla, sono stupiti perché sentono parlare ognuno la propria lingua. E qui Luca ci dà la bellezza di tutti questi nomi, dove sono indicati tre popoli, i parti, i medi e gli elamiti, poi nove nomi di paesi, la Mesopotamia, la Giudea, la Cappadocia, il Ponto, l'Asia, la Frigia, la Panfilia, l'Egitto, poi le parti della Libia vicino a Cirene, e poi tre nomi di popoli stranieri, i Romani, evidentemente è il punto di riferimento degli Atti, i Cretesi e gli Arabi, l'Occidente e l'Oriente, le isole di Occidente e il deserto dell'Oriente. Ognuno sente parlare nelle proprie lingue delle grandi opere di Dio, quelle opere meravigliose che sono culminate in Gesù. Quindi in forza dello Spirito, chi accoglie la continuità tra le opere compiute da Dio a favore del suo popolo e quelle che ha fatto Gesù, queste opere di Dio e di Gesù passano alla Chiesa. Ecco perché Paolo, nella seconda lettura, che resta poi l'interpretazione della Pentecoste, che vuol dire la Pentecoste per noi oggi? Ecco l'importanza del capitolo 8 della lettera ai Romani. Significa che noi non dobbiamo essere più nella carne, un'espressione molto bella per indicare che non dobbiamo rimanere in quella mentalità dell'egoismo, della violenza, del proprio tornaconto, perché Dio opera in ciascuno di noi. E qui Agostino fa un paragone molto bello, come Dio ci trasforma con lo Spirito Santo. È un po' come l'elemento acqua, l'acqua se si ghiaccia diventa dura. Se poi si scioglie o si bolle, diventa vapore, è sempre acqua, però viene in stati diversi. Lo spirito non può cambiare la nostra natura, noi rimaniamo di natura umana, però ci scioglie, ci dà la possibilità di operare grazie allo spirito che abita dentro di noi, dice Paolo. Ecco perché il nostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito ci vivifica. Il Signore ci dona lo Spirito che diventa dentro di noi il maestro interiore, diceva Giovanni, che insegna e ricorda. Per cui non siamo più debitori verso la mentalità, direi, egoistica, ma viviamo grazie allo Spirito Santo, perché noi, grazie allo Spirito Santo, quello Spirito ha ucciso dentro di noi, ha eliminato dentro di noi, poco alla volta, quelle strutture negative di egoismo, di fragilità, e praticamente siamo messi in condizioni di poter operare quella libertà cristiana che Paolo definisce poter fare quello che devo, non quello che voglio. Faccio un esempio per far capire, no? Ognuno di noi ha due gambe, ognuno di noi riesce a camminare o a correre, ma non tutti sono dei corridori. Lo Spirito Santo ci dà quel genio, quell'intervento dello Spirito ti dà la capacità di correre, di essere un atleta dello spirito. Quello spirito ti dà la possibilità del genio creativo, quello spirito che dentro di noi diventa quel motore, tra virgolette, che porta ognuno di noi a essere guidato dallo spirito. Lo spirito ci permette di poter fare quello che dobbiamo e quindi di compiere la volontà dentro di noi. Addirittura ci fa figli, ma figli in un modo diverso.
Perché se una coppia adotta un bambino, può dargli il cognome, può dargli l'eredità, può dargli l'affetto, la casa, ma non potrà mai dargli la somiglianza. Noi invece, grazie allo Spirito, siamo fatti simili a colui che è il Figlio di Dio, l'uomo perfetto, Cristo Gesù. Ecco perché lo Spirito dentro di noi addirittura ci insegna la preghiera più bella, Abba, cioè papà, non padre. Tutti i popoli chiamano Dio padre, pure Giove era considerato il padre, ma qui Gesù, Paolo ci dice insieme a Marco una cosa meravigliosa, la parola più intima, papà, Abba è proprio il grido del bambino che chiama il suo papà, perché lo spirito dentro di noi, facendoci figli di Dio, perché diventiamo figli con lo spirito, non con la nascita fisica, quello spirito prega dentro di noi e ci mette in un rapporto filiale insieme a Gesù Cristo che è l'unico figlio, l'unigenito. E allora la Pentecoste che cosa ci dà? Ci dà la possibilità, ricevendo lo Spirito, di affrontare, di percorrere le sofferenze del momento presente, sapendo che quella gloria futura Dio la sta già costruendo dentro di noi. Allora con Francesco d'Assisi potremmo dire tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. La fede non è risoluzione dei problemi, ma è quella forza e quella stabilità che mi permette, vivendo nello Spirito, di continuare l'opera di Gesù e di completare in ognuno di noi quello che manca ai pedimenti di Cristo. Cioè ognuno di noi porta a compimento quel mistero pasquale dentro di noi. E allora l'ascensione ci ha dato la presenza di Cristo a livello di parole e di sacramenti. La Pentecoste ci offre la persona dello Spirito Santo che è l'amore dentro di noi e noi di giorno in giorno, di passo in passo, di Eucaristia in Eucaristia, di ascolto della parola in ascolto della parola, diventiamo ciò che il Signore vuole fare di noi. E quindi fino alla completa statura di Cristo, direbbe Paolo. E questa è l'avventura meravigliosa che noi stiamo vivendo, pur forse non accorgendocene. E dobbiamo imparare forse un po' di più ad invocarlo lo Spirito Santo, proprio per Sì, diventare questo sì. atleti perfetti, come ci dicevi tu. Dobbiamo invocarlo perché Luca ci ricorda una cosa molto bella. C'è una cosa che Dio ci darà sempre ogni volta che la chiediamo, lo Spirito Santo. Ogni Grazie. volta che lo chiediamo, lui ce lo darà. Padre Ernesto, come sempre, grazie, grazie di cuore anche da parte di tutti coloro che ci seguono in questo spazio. Brevissima lezione, ma molto, molto, molto significativa, molto efficace. Entrano queste parole proprio dritto al cuore. Grazie ancora. Grazie allo Spirito Santo. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra, diciamoglielo oggi. E buona Pentecoste a tutti. Anche a te, Padre Ernesto, Shalom. Shalom.